Ciao a tutti, oggi prepareremo la caponata di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine, olio extravergine d'oliva, salsa di pomodoro, sedano, cipolla, capperi, aceto, zucchero, uva sultanina ammollata, pinoli, sale, pepe e olive verdi salate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale la cipolla. Aggiungiamo l'olio, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. Posizioniamo la farfalla. E aggiungiamo le zucchine che abbiamo già tagliato a pezzetti. Condiamo con il sale e il pepe. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 10 minuti a 100 gradi con l'antiorario a velocità soft. Aggiungiamo il sedano e facciamo proseguire la cottura per altri 3 minuti. Sempre a 100 gradi con l'antiorario a velocità soft. Aggiungiamo la salsa di pomodoro. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, sempre con l'antiorario a velocità soft. Aggiungiamo le olive. L'uva passa, i capperi, i pinoli, lo zucchero, l'aceto. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo cuocere per 12 minuti 100 gradi con l'antiorario a velocità soft. A questo punto verificate la cottura delle zucchine ed eventualmente prolungate di qualche minuto. Assaggiate e verificate sia il gusto per quanto riguarda il sale che il pepe. La caponata di zucchine è pronta, trasferiamola in un contenitore. Caponata di zucchine. Vi consigliamo di consumarla fredda. Grazie e alla prossima ricetta!